Quello che è meno noto è che l'inquinamento indoor, quindi all'interno degli edifici, è molto superiore a quello all'esterno. Essenzialmente un enorme filtro vegetale. L'aria viene fatta entrare dal pavimento, l'aria poi passa attraverso un primo livello attraverso le foglie, poi viene riassorbita, poi passa attraverso un terzo stadio di foglie e viene rimessa nell'ambiente. Una volta che sappiamo che non c'è veramente una sola controindicazione, c'è da chiedersi come mai le nostre città non sono coperte di bianco.